Oggi, sindaco, c'è la consegna da parte di Pasquarelli Auto di questa Toyota ibrida, questa macchina che sarà una macchina di rappresentanza del comune di Pescara. Sì, non soltanto un comune green, ma anche un comune risparmioso, perché questa macchina ci viene consegnata gratuitamente per 6 mesi da Pasquarelli Auto per un accordo tra la Toyota e i comuni d'Italia. Già abbiamo avuto un'altra macchina Toyota per un anno, sempre gratuitamente, e nel frattempo faremo partire un bando sempre rivolto ad auto elettriche o ibride di sponsorizzazione che ci permetta di acquisire un ulteriore patrimonio di autovetture a disposizione del comune. E oggi la mobilità sostenibile sicuramente è un punto fondamentale per la crescita di ogni città e di ogni comunità, quindi abbiamo avviato anche il discorso con la Elbis per i monopattini elettrici in città, che hanno avuto un successo incredibile, hanno creato anche qualche problema, però oggi c'è un assestamento, come succede sempre, e il mezzo elettrico monopattino diventa un mezzo per risolvere molti problemi di mobilità in città. Quindi noi andremo avanti con una mobilità sostenibile per rendere sempre più fruibile la nostra città. Le vetture ibride raggiungono uno, l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, che è la causa del surriscaldamento terrestre. Due, cosa ancora più importante, riguarda la nostra salute, in quanto le emissioni di ossido di azoto vengono praticamente di gran lunga eliminate rispetto a una vettura tradizionale. Ogni 20.000 km, che rappresenta il chilometraggio di un utente medio per un anno, vuol dire risparmiare una tonnellata esatta di CO2. Quindi se tutti cominciassimo ad utilizzare più mezzi vicini all'ambiente e più ecosostenibili, trarremo vantaggio sia noi che l'ambiente che ci circonda.